Buongiorno a tutti, mi chiamo Alberto Cottica, sono un economista, lavoro al Consiglio di Europa e all'Università di Alicante. E vi parlo da Bruxelles, dove vivo, perché purtroppo non posso essere con voi oggi. Al cuore del mio lavoro c'è la constatazione che le politiche pubbliche non funzionano. La dimensione del fallimento sembra essere presente a tutte le scale di intervento, dal grande progetto infrastrutturale ai piccoli ma importanti problemi oltre la nostra soglia di casa. E a tutti i livelli amministrativi, da quello internazionale a quello locale. Tutti ne facciamo esperienza, basta leggere un giornale o guardarsi intorno. Questi fallimenti hanno origini diverse, ma a mio modo di vedere c'è una specie di ragione superiore che spinge anche le amministrazioni più competenti, oneste e motivate verso tassi di fallimento alti. Il mondo è semplicemente diventato troppo complesso da gestire. L'azione di governo è complessa oggettivamente, nel senso che ogni cosa che facciamo è soggetta a vincoli finanziari, ambientali, energetici, demografici, di coesione sociale, di equità, di lungo, medio e breve periodo. Ma è complessa anche soggettivamente, nel senso che ogni azione e provvedimento, dalla grande riforma all'installazione di una rotonda in un incrocio di periferia, è soggetto a scrutinio, critica e talvolta protesta. Questa situazione ci ha portato, negli ultimi decenni, a un forte senso di impotenza, di inadeguatezza dei decisori pubblici. E quando dico ci, intendo le democrazie occidentali, non è un problema soltanto italiano. Alcune persone propongono di provare a risolvere questo stallo usando la collaborazione di larga scala tra cittadini e istituzioni. Messi insieme, i cittadini di una democrazia moderna contengono riserve straordinarie di competenza su assolutamente qualunque cosa vi venga in mente, di informazioni molto granulari sul territorio, visto che è lì che vivono, e passione civica trasformativa. I cittadini possono e vogliono aiutare a rendere la decisione pubblica più rapida, informata ed efficace. Il problema è il come. E infatti, fino a 10 anni fa, questa visione non si è potuta realizzare completamente. Adesso però abbiamo uno strumento nuovo. Abbiamo la collaborazione di massa dell'internet sociale. Si basa su strumenti in genere web che funzionano molto bene perché abbassano i costi che il cittadino deve sostenere. Non più mettere da parte un pomeriggio per partecipare a un'assemblea pubblica, ma lasciare un commento in 5 minuti da casa propria su un forum online. Inoltre, questi strumenti premiano i contributi migliori con visibilità e riconoscimento sociale e soprattutto abilitano ciascun partecipante a intervenire esattamente sui temi su cui ha competenza e passione, cioè intervenire su ciò che vuole e a farlo quando vuole. L'esempio più conosciuto di processi di questo tipo è naturalmente Wikipedia. Oggi Wikipedia ha circa 4 milioni di voti, ha 17 milioni di utenti registrati. Ciascuno di loro decide in assoluta autonomia se partecipare, quando partecipare e a quali voci lavorare. Questa grande libertà genera grande efficienza perché ogni partecipante viene appaiato esattamente col pattern di lavoro che gli richiede il minimo sforzo e ottiene il massimo del risultato senza che nessuno all'interno del sistema abbia informazioni su chi sa fare cosa e su chi vuole fare cosa. Molte persone stanno lavorando per trasportare questa modalità di collaborazione alle decisioni pubbliche e all'azione di governo. Se riusciremo a fare questo, potremo rendere le politiche pubbliche più efficaci, l'amministrazione più aperta e trasparente e la democrazia più forte. Questo è ciò che chiamiamo governo aperto o wikicrazia. Cosa c'entra tutto questo con la statistica? C'entra molto perché le reti elettroniche, così come vengono usate come piattaforma per il governo aperto e trasparente, vengono usate anche per tantissime altre attività umane. E qui entra in gioco un fattore puramente tecnologico. Queste reti, per poter svolgere il loro lavoro, devono conservare un archivio di tutta l'attività che vi si svolge. Nelle reti telefoniche analogiche, basate su centraline elettromeccaniche, quando voi chiamate il ristorante per prenotare la cena, generate un circuito elettrico tra il vostro apparecchio telefonico e quello del ristorante, che esiste solo nel momento della telefonata. Quando vi attaccate, il circuito viene disconnesso e il sistema non ne ha memoria. E non ne ha bisogno per funzionare bene. Nelle reti telefoniche elettroniche, invece, il numero del chiamante e quello del chiamato devono essere scritti in un file, che dice al sistema di connettere proprio il vostro apparecchio con proprio quello del ristorante. A questo punto basta conservare questa informazione, sia un archivio perfetto dell'attività del sistema. Con le reti elettroniche, quando voi fate una cosa, potete averne il monitoraggio praticamente gratis. Questo ha generato un diluvio di dati a basso costo e la disponibilità di dati a basso costo sta producendo a sua volta una nuova centralità dei dati. I dati sono il nuovo petrolio, scrive nel 2006
l'autore di marketing Clive Humby, e questa frase è stata ripresa da tantissimi imprenditori, intellettuali, accademici. Media prestigiosi come il New York Times o il Guardian assumono statistici e specialisti in infografiche che contribuiscono alla nascita di un nuovo genere, il data journalism. Il movimento per la trasparenza ha generato un movimento per i dati aperti, open data, diretto soprattutto ad ottenere il rilascio di dati pubblici in formati leggibili da computer e con licenze aperte. Le tendenze salutiste si sono organizzate in un altro movimento, quello del quantified self, del sé quantificato, i cui aderenti perseguono i propri obiettivi di prestazioni atletiche, salute e bellezza, monitorando il proprio corpo e condividendone i dati. E tutte queste culture poi hanno generato a propria volta una galassia di software per elaborare e presentare i dati, conferenze, riviste, sensori, corsi universitari, standard, leggi. Quando si hanno molti dati a basso costo e gli strumenti per analizzarli, la cosa che ha senso fare, beh, è esplorare i loro possibili utili. L'esplorazione è in corso e si stanno già scoprendo molti nuovi usi interessanti. Le ricerche su Google predicono l'epidemia di influenza o altre malattie su scala locale e prima che lo facciano i centri di monitoraggio epidemiologico. I tweet che citano il prezzo del riso in Indonesia predicono il prezzo effettivo del riso. L'aumento dell'uso dei trasporti pubblici anticipa i picchi di disoccupazione, che a sua volta anticipa la riduzione nelle spese per la salute. Il numero delle luci accese di notte in India correla benissimo in tempo reale con il PIL. La variabilità nella durata delle telefonate predice su scala microlocale gli indici di sviluppo economico. Tutti facciamo parte della società dei dati. Aziende di grande successo ci offrono servizi di grande utilità e qualità che tutti usiamo, Google, Facebook, Twitter, Gmail, Flickr. In cambio cediamo loro la proprietà dei dati su ciò che facciamo con quei servizi. Ogni volta che mettete un like su Facebook, state arricchendo un database di scala planetaria di interazioni sociali. Questo monitoraggio individuale, passo per passo, viene ritenuto preoccupante da alcuni ed è innegabile che ci sia una certa tensione con il bisogno di privacy che molti di noi sentono. Il mio parere, per quello che vale, è che queste preoccupazioni, giuste o sbagliate che siano, non rallenteranno nemmeno l'avanzare della società dei dati. Dobbiamo adattarci all'idea di lasciare una scia digitale che verrà analizzata da legioni di statistici armati di algoritmi che oggi non siamo nemmeno in grado di immaginare. E se non possiamo fermare il cambiamento, cosa possiamo fare? Possiamo provare a cavalcarne noi stessi l'onda perché ci porti verso la società che vogliamo costruire. Grandi quantità di dati permettono all'umanità di fare cose nuove e di fare cose vecchie in modo nuovo. In particolare permettono ai decisori e ai cittadini che collaborano con loro su internet di adottare uno stile di gestione che usa meno la pianificazione e più la misurazione e la reazione rapida. Pensate per esempio all'istruzione. Se facessimo una riforma della scuola oggi per adattare i programmi al mercato del lavoro, i primi allievi riformati si diplomerebbero fra 10 anni, quando il mercato del lavoro sarà cambiato di nuovo in modi che non possiamo assolutamente prevedere. Se fosse possibile governare la scuola con un mix di decentramento spinto, informazioni in tempo reale sull'evoluzione dei mercati del lavoro e monitoraggio sulle iniziative prese da diverse scuole, ci sarebbero molte più possibilità di fare un lavoro utile. La wikicrazia può combinarsi con la società dei dati per ottenere un nuovo ibrido che ha l'apertura della prima e il rigore quantitativo della seconda. Oggi le istituzioni pubbliche non hanno questa capacità e non credo che l'avranno mai se non le aiuteremo noi. Ci sono due cose che possiamo fare subito per aiutarle a incamminarsi in questa direzione. La prima, dati aperti sempre. Questo significa anche a monte un'igiene del dato, raccogliere e archiviare i dati pubblici sapendo che altri oltre a te li useranno e a valle la possibilità per cittadini, ricercatori e giornalisti di esplorarli per trarne informazione utile. La seconda, dotare il settore pubblico di piattaforme di interazione online che permettano ai decisori pubblici di diventare sempre più bravi a collaborare con i cittadini. Come? Usando i dati. Mi spiego. La collaborazione istituzioni-cittadini avviene su piattaforme digitali. Quindi ogni volta che due persone interagiscono in quel contesto, lasciano una traccia che è un dato. Queste tracce possono essere organizzate in forma di grafo e le proprietà di questi grafi analizzate. Questa che vedete, per esempio, è la rete della conversazione su un progetto che dirigo al Consiglio d'Europa. È un esercizio di governo aperto in cui una proposta di riforma delle politiche europee per la gioventù viene scritta in collaborazione su una piattaforma online.
Ebbene, i nostri dati sembrano indicare che questa conversazione è scalabile perché man mano che nuovi utenti entrano per collaborare, la comunità si auto-organizza in gruppi, ciascuno specializzato in uno o più temi. Se è vero, vuol dire che possiamo espanderla quanto vogliamo. L'aumento dei contributi non si traduce in un frastuono ingestibile per il singolo utente, ma si manifesta a livello della capacità di lavoro in parallelo della comunità nel suo complesso. Tenete conto che Facebook, Twitter, Google, LinkedIn, eccetera, fanno già questo. Lo fanno con strumenti proprietari e non condividono i risultati delle analisi, né tantomeno i dati che rilevano. Hanno un vantaggio enorme sulle istituzioni pubbliche in termini della comprensione di come funziona l'interazione sociale. Quindi ecco la seconda cosa che possiamo fare: portare il governo aperto nella società dei dati, incoraggiando l'uso di tecnologie non proprietarie e la generazione di dati aperti nella collaborazione cittadini-istituzioni. Certo, per il sindaco, l'assessore che vuole dialogare con i propri cittadini sulla penalizzazione del centro storico, aprire un gruppo su Facebook ha dei grandi vantaggi in termini di immediatezza e facilità, ma significa perdere la possibilità di attingere ai dati che l'operazione genera e quindi imparare a fare meglio operazioni di questo genere in futuro. Nell'ultimo anno è stata proprio questa la direzione del mio lavoro. Ne è nato di recente un progetto dell'associazione Wikitalia, faccio parte del direttivo. Spero che il progetto andrà a buon fine e di poter continuare con voi a contribuire a una governance sempre più aperta, trasparente e basata su ampie basi dati. Buon lavoro a tutti.